Benvenuti all'appuntamento con l'informazione su Tris e sul canale 172. Oggi in apertura, visto il gran caldo, parliamo di incendi, gli incendi che si stanno sviluppando sempre di più, continua a bruciare il territorio siracusano, tutte le squadre dei vigili del fuoco, quelle della forestale, i volontari della protezione civile sono impegnati senza sosta nello spegnimento di numerosi focolai. Vediamo nel servizio d'apertura. Continua a bruciare il territorio siracusano, le temperature roventi di questi ultimi giorni e l'immancabile opera dei soliti ignoti piromani hanno alimentato diversi fronti di fuoco su tutto il territorio. Gravoso e costante è l'impegno delle squadre dei vigili del fuoco, di quelli della forestale, dei volontari della protezione civile, che anche per tutta la giornata di ieri hanno dovuto fare fronte a numerose segnalazioni di incendi. Sono dovuti intervenire anche due elicotteri per spegnere l'incendio scoppiato alla riserva naturale Ciana e Saline. In pochi giorni sono stati divorati dalle fiamme intere porzioni di macchia mediterranea. Gli incendi sono verificati soprattutto nelle zone boschive e nelle riserve naturali. I danni maggiori si contano nella riserva di Cava Grande del Cassibile, dove sono state girate queste immagini. Siamo costretti a spegnere gli incendi per mancanza di mezzi. In questo momento ci sono due elicotteri che stanno spegnendo, ma l'incendio si è esteso tantissimo. Purtroppo è andato dentro la zona di Cava Grande, di vegetazione bassa e frequentata dagli animali che in teoria si può spegnere a mano come abbiamo fatto noi. Purtroppo mancano i mezzi, mancano il personale. Siamo nella disperazione perché non sappiamo se gli incendi che vengono appiccati verranno spenti in tempo, le case vanno a fuoco, le proprietà agricole sono sempre in pericolo, le persone, noi stessi siamo costretti a metterci in pericolo per questo enorme problema degli incendi sugli ulivi. Siamo abbandonati dalla regione che non intende fare nessuna azione reale di prevenzione su queste zone. L'unica strategia è combattere il fuoco a partire dall'incendio, che è una battaglia già persa. E a proposito di caldo, non funziona il climatizzatore, il sistema di climatizzazione al Palazzo di Giustizia. L'Associazione Nazionale Magistrati segnala al Ministro della Giustizia il disagio di tutti gli operatori. Chi se lo sarebbe mai aspettato che il sistema di condizionamento dell'aria non avesse funzionato? Inizia con questo ironico interrogativo la lettera che il presidente della sottosezione siracusana dell'Associazione Nazionale Magistrati, Andrea Migneco, e il segretario Gaetano Bono hanno trasmesso, tra gli altri, al ministro della Giustizia Marta Cartabia. Una missiva che pone l'attenzione sui disagi che in questi giorni di gran caldo stanno vivendo gli operatori della giustizia al Palazzo di Viale Santa Panagia, dove non funziona a sufficienza, quando proprio del tutto, l'impianto di climatizzazione, mentre l'impresa ha provato con tanta difficoltà a rimetterlo in funzione, senza riuscirci, almeno fino ad oggi. La sfortuna sembra essersi accanita sul nostro tribunale, scrivono i due magistrati con amarezza, perché all'insolito caldo estivo si è aggiunto un evento altrettanto insolito, ossia il guasto del sistema di condizionamento dell'aria, un evento del tutto imprevisto e imprevedibile, visto che lo scorso anno i condizionatori sono stati riattivati, sempre in ritardo, solo dopo tanti interventi di rattoppo del tutto precari, del tutto simili a quelli compiuti da qualche anno a questa parte e che dunque avrebbero dovuto indurre a verificare per tempo il funzionamento del sistema di condizionamento dell'aria in modo da poter garantire l'efficienza entro l'inizio del mese di giugno. E comunque, non ci stupiamo, è scritto ancora nella missiva di ciò, visto che la stessa cosa è accaduta per la caldaia che sorprendentemente non funzionava in inverno. Migneco e Bono puntano il dito sulla farraginosità dell'iter burocratico e il groviglio di norme che, favorendo l'antica pratica dello scaricabarile, impedisce di risolvere i problemi celermente e favorisce il rimpallo di responsabilità dal ministero al tribunale, dal tribunale alla ditta di manutenzione e così via in ordine sparso. L'ANM si è fatta interprete del disagio non solo dei magistrati, ma di tutto il personale amministrativo, degli avvocati e degli utenti, dell'impossibilità di lavorare con temperature che nelle stanze dei magistrati e nelle aule d'udienza superano costantemente i 30 gradi e per tale motivo ha raccolto la legittima aspirazione a ottenere quel minimo standard di benessere lavorativo che è necessario per poter operare il proprio servizio con dignità ed efficienza. Ed eccoci al meteo, un po' in anticipo, ancora caldo, tanto caldo in Sicilia. L'aeronautica militare ha Tris telegiornale,
dice e raccomanda di bere molta acqua, in particolare la dottoressa Emanuela Arcucci. Vediamo. Il caldo torrido degli ultimi giorni allenta lievemente la sua morsa per l'ingresso di correnti da nord più fresche e temperature in calo di qualche grado, specie sui settori costieri settentrionali ed occidentali. L'estate è arrivata da quasi una settimana con la colonnina di Mercurio che ha superato i 40 gradi, temperature africane con le spiagge che sono state prese d'assalto, tantissimi anche gli incendi in diverse zone dell'isola. Nei prossimi giorni comunque le temperature dovrebbero scendere anche se di poco. Che saranno ancora particolarmente elevate, oltre 36-38 gradi sulle aree interne, sul Catanese, sulle province di Siracusa, Ragusa ed Agrigento. Temperature in sensibile calo, specie nei valori massimi, anche di 4-5 gradi sul Trapanese e sulla provincia di Agrigento. Intanto, in questi giorni, soprattutto nelle città d'arte, i turisti sono sempre di più. Fa caldissimo. Fa caldissimo, ma la bellezza del posto non ci fa sentire il caldo. Non solo monumenti, ma anche caldo. Sì, c'è abbastanza caldo, questo anticiclone, soprattutto in queste giornate, sta mettendo a dura difficoltà. Tour delle meraviglie dell'isola tra sole e caldo, e così c'è chi va a caccia di una fontanella per una breve sosta in cerca di refrigerio. Le raccomandazioni per difendersi dal caldo sono sempre le stesse. È importante evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, tra le 11 e le 18. È importante aumentare l'apporto di acqua durante la giornata, preferendo acqua naturale a temperatura non eccessivamente bassa, e evitare assolutamente il consumo di alcolici e seguire una dieta leggera, privilegiando frutta e verdura, evitando i cibi particolarmente elaborati. Utilizzare anche degli abiti leggeri, preferendo le fibre naturali come il cotone, il lino. Torniamo a parlare di parcheggio Talete e sul mancato rinnovo del certificato di prevenzione incendi al parcheggio. Il sindaco di Siracusa se la prende con i funzionari comunali, ai quali ha chiesto di fornire una spiegazione. Sul parcheggio Talete, che sarà chiuso per almeno 2 settimane per consentire all'impresa di adeguare l'impianto elettrico e quello antincendio, si abbatte l'ira del sindaco sui funzionari comunali. Il primo cittadino ha formalmente richiesto al segretario generale di accertare cosa abbia in concreto determinato il mancato rinnovo del certificato di prevenzione incendi proprio al parcheggio Talete. Dai documenti si evince che nel 2018 sono stati affidati ed eseguiti i lavori di manutenzione degli estintori del parcheggio e la messa in pristino dell'impianto antincendio. A quella data avrebbe dovuto esistere un CP valido o, se scaduto, l'ufficio che ha istruito la pratica avrebbe di regola dovuto attivarsi per richiederlo. Saranno quindi accertate le responsabilità amministrative su questo episodio. I lavori di adeguamento dei sistemi di sicurezza del Talete sono stati avviati l'altro ieri per restituirlo alla fruizione in piena sicurezza e nei tempi più veloci, per limitare il disagio arrecato agli utenti costretti a fare a meno di una struttura fondamentale per parcheggiare le vetture in ortigia. Il sindaco ha ricordato una serie di interventi relativi ad immobili comunali che dal suo insediamento a oggi hanno riguardato strutture con problemi di impianti, dai mercati generali, dove è stato provveduto al rifacimento totale degli impianti elettrici, all'antico mercato di Ortigia, dichiarato inagibile a pochi giorni dal Natale del 2019 per problemi degli impianti elettrici e che a giorni sarà riconsegnato alla fruizione. Invece sul fronte dei parcheggi sono in corso i lavori di ristrutturazione e ripristino degli impianti del parcheggio di Fontane Bianche, dichiarato inagibile, mentre il parcheggio del Molo Sant'Antonio è stato recentemente oggetto di interventi grazie alla rimozione delle baracche abusive poi date alle fiamme, l'installazione di bagni pubblici autopulenti di nuova generazione, la pulizia complessiva dell'area di sosta e la riconfigurazione degli spazi a verde e l'installazione di nuovi parchimetri. E sulla chiusura del parcheggio Talete interviene anche il presidente di CNA Ristoratori Siracusa, Stefano Gentile, che dice carenza nelle comunicazioni e chiarezza sulle tempistiche. È necessario creare un'alternativa valida per chi vuole raggiungere il centro storico, quindi Ortigia. L'improvvisa chiusura del parcheggio Talete, principale area di sosta dell'isola di Ortigia, ha messo in seria difficoltà le attività economiche che avevano appena ricominciato a lavorare, e se non si metterà in campo un sistema di trasporto pubblico realmente efficiente, il rischio sarà quello di aver creato l'ennesimo disincentivo a raggiungere Ortigia proprio nel pieno della stagione estiva.
Queste le parole di Stefano Gentile, presidente comunale del CNA Ristoratori Siracusa, il quale sostiene che al di là delle responsabilità specifiche che qui non interessano, nella vicenda del Talete emerge in primo luogo un'evidente carenza di comunicazione tra il comune e i rappresentanti degli imprenditori, che hanno saputo della chiusura soltanto a mezzo stampa e non hanno potuto organizzarsi per tempo. La contestuale attivazione di un sistema di navette che dal parcheggio von Platen arrivano fino a Ortigia, dice ancora Gentile, sebbene sia comunque una buona notizia, non può essere l'unica soluzione messa in campo dall'amministrazione, perché considerata la sostanziale impossibilità di raggiungere Ortigia in auto, abitudine diffusissima tra i siracusani, l'obiettivo principale deve essere quello di disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, aumentando in primo luogo i parcheggi scambiatori, ripristinando quello di Via Lorina e includendo anche Piazza Adda. All'aumento dei parcheggi, conclude la CNA, deve poi seguire un corrispondente aumento delle corse delle navette con tempi di percorrenza certi e ragionevoli, in modo tale da limitare i danni e creare tutti i presupposti per una fruizione di Ortigia ancora più comoda, piuttosto che favorirne l'abbandono, rischiando di far proseguire una crisi dalla quale, si sperava di essere almeno parzialmente usciti. Nuovo braccio di ferro tra il Comune di Siracusa e le organizzazioni sindacali in materia del contendere, questa volta è l'attivazione di un servizio di bus navetta da e per Ortigia. Il Comune di Siracusa annuncia l'accordo con l'ASTE per avviare il servizio di bus e navetta da e per Ortigia in maniera gratuita e in città scoppia la bagarre. Come annunciato dall'amministrazione comunale, da domani e per tutto il periodo estivo tornano i bus per raggiungere Ortigia gratuitamente, lasciando la macchina privata nelle aree di sosta della città. Non si tratta delle navette elettriche di proprietà del Comune, ma di 6 mezzi moderni e confortevoli che sono stati messi a disposizione dall'ASTE e che saranno guidati dai loro autisti. Una decisione che ha mandato su tutte le furie le organizzazioni sindacali locali che curano gli interessi di quei lavoratori che questo servizio garantivano e che loro malgrado adesso rischiano il posto. Siamo sconcertati e stigmatizziamo duramente l'atteggiamento del Comune di Siracusa. Questo è il primo commento delle organizzazioni sindacali Filcams, CGL, Fisascat, CISL e Wilctus dopo aver appreso dalla stampa di un immediato rilancio del servizio navette senza però alla guida chi ha lavorato da sempre e soprattutto, aggiungono i segretari, dopo appena un paio di giorni dall'ennesimo confronto tra organizzazioni sindacali ed amministrazione. A questo punto ci si chiede anche qual è la maturità e la chiarezza dei rapporti che questa amministrazione intrattiene con chi rappresenta chi lavora al suo interno, seppur in appalto, essendone al contempo obbligato in solido. Proprio nel tavolo di raffreddamento che si è tenuto martedì all'Ispettorato del Lavoro, proseguono Vasquez, Pintacorona e Floridia, il Comune con il capo di gabinetto e il segretario generale avevano assicurato che si sarebbe fatto il possibile per salvaguardare anche l'occupazione degli autisti Util Service. Eccoci ai numeri quotidiani del Covid, sempre più confortanti perché i dati dei contagi scendono sempre di più in Sicilia, nuovo record di positivi, soltanto 67, non erano così pochi dall'autunno dello scorso anno. Anche in provincia di Siracusa il numero dei contagiati è irrisorio, appena 8. Si abbassa ancora la curva epidemiologica in Sicilia, il dato da contagio da coronavirus scende ancora rispetto ai giorni scorsi e si ferma a 67 nuovi casi positivi. Il giorno precedente erano 119 su 11.632 tamponi processati, con un'incidenza che scende allo 0,6%, il giorno prima era lo 0,7, mai così pochi contagi dall'autunno dello scorso anno. La Sicilia è al 5° posto adesso in Italia per numero di contagi giornalieri, era stata al 1° posto. Le vittime sono 6, il totale dei morti è 5.963. Il numero degli attuali positivi è di 4.431 con una diminuzione di 322 casi. I guariti sono 383. Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali sono 198, 14 in meno rispetto al dato precedente. In terapia intensiva ci sono 23 persone, 4 in meno rispetto al giorno prima.
Per quanto riguarda le città metropolitane, mai così in basso i numeri riguardo Palermo e Catania, soprattutto Messina, addirittura per la prima volta Covid free, stabile la provincia di Siracusa. Questo comunque è il report quotidiano dei nuovi positivi nelle province siciliane. Palermo 8, Catania 15, Messina 0, Siracusa 8, Trapani 10, Ragusa 10, Agrigento 11, Caltanissetta 4, Enna 1. Intanto, il capo della delegazione del governo indonesiano, risultato positivo a Catania prima di partecipare alla riunione ministeriale del G20, ha la variante Delta. Il sequenziamento del virus è stato effettuato nel laboratorio di analisi del Policlinico Universitario Etneo. La notizia, riportata dal quotidiano La Sicilia, è stata confermata dal direttore dell'azienda sanitaria provinciale di Catania, Franco Luca. Il paziente è stato sottoposto alla terapia con monoclonari nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cannizzaro, dove è ricoverato in via precauzionale. I sei componenti del suo staff sono risultati negativi anche al secondo tampone, questa volta rapido, ma si è in attesa di quello molecolare. I sei sono stati trasferiti in isolamento in un Covid hotel della provincia. Il caso di positività al Covid è stato scoperto grazie a un preciso protocollo di prevenzione attuato per il G20 ministeriale istruzione e lavoro del 22-23 giugno scorsi a Catania, che ha permesso di accertarlo prima che il capo delegazione entrasse in contatto con gli altri partecipanti alle riunioni. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, linea alla regia, poi torniamo con le altre notizie. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica Open Mark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osse articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, la trovi a Siracusa. Siete pronte? Questo è il momento giusto per mettere in agenda un momento tutto vostro e tutto al femminile. Vuoi imparare dei trucchi e dei segreti per accrescere la tua autostima e sicurezza? Iscrivetevi a questo corso, andremo a sviscerare degli strumenti che possono rendervi molto più libere con voi stesse e con le persone con cui vi relazionate. È proprio il nostro corpo che ci consente di vivere il momento presente ed è uno strumento meraviglioso da vivere e da ascoltare. Siete pronte per fare questo viaggio? Quindi non perdere tempo, iscriviti subito e io sarò qui per te. Con la loro storica esperienza nel campo della lavorazione del ferro e alluminio, i fratelli Zanghi garantiscono risultati eccellenti. Tecno Z, specializzati in opere metalliche in genere, avvolgibili in alluminio e PVC, coperture e zanzariere. Un'azienda che si adatta all'evoluzione dei tempi, con materiali innovativi e attrezzature sempre all'avanguardia per portare a termine e soddisfare le vostre esigenze. Serietà, competenza e qualità, i punti di forza di Tecno Z dei fratelli Zanghi. Serramenti in alluminio e taglio termico, infissi in alluminio legno e PVC Q-Forte e ancora carpenteria metallica. A Siracusa, in Viale Pantanelli 3 e Tecno Z progetta e realizza le vostre esigenze. Thank you.
Casa di cura clinica Villarizzo, sempre in continua evoluzione. All'interno della struttura di Villarizzo affrontiamo tutte le problematiche di obesità e di sovrappeso con una metodica rivoluzionaria, ELIPS. È un palloncino intragastrico che non c'è bisogno di anestesia, non c'è bisogno di chirurgia e non abbiamo bisogno di endoscopia. Un palloncino biodegradabile di composizione vegetale è messo all'interno di una capsula. Quindi il paziente non deve fare altro che ingerire la capsula, la quale arriva nello stomaco, viene riempita di semplice acqua. A livello gastrico ha un potere saziante, quindi il paziente mangerà poco e costantemente nell'arco della giornata e quindi riesce a perdere una percentuale di grasso anche molto alta. Casa di cura Clinica Villarizzo, via Sebastiano Agati Siracusa, info 0931 70 81 11. Rieccoci in studio, bentornati per la seconda parte del telegiornale. Andiamo subito a Lentini per parlare di politica, anzi di amministrative, perché ha sciolto le riserve Maria Cunzolo, la candidata a sindaco di Lentini per il Movimento 5 Stelle. Vediamo. Oggi a Lentini la presentazione della candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle, Maria Cunzolo. Maria Cunzolo, candidata a sindaco a Lentini, ecco, con quali propositi si parte? Con i propositi di voler cambiare questa città, di volerla pacificare, perché questa città, ho detto sempre, è sempre in guerra. O sei con me o sei contro di me, o sei il cittadino amico, sei quello nemico, o dentro gli uffici sei bravo, sei con me, sei non bravo. Quindi quella di pacificarla, di progettare, di portare un lavoro, un progetto serio per il futuro, per poterla normalizzare, per mettere in moto il motore degli uffici, perché da lì avremo, come è stato detto, una opportunità che mai più forse avremo fra un anno e mezzo. Dobbiamo portare più fondi possibili, più soldi possibili, per rendere questa città non un terzo mondo come adesso, ma per renderla una città europea, una città vivibile, una città in cui i cittadini hanno il piacere di abitare e non di vederli tutti i giorni, soprattutto i giovani, abbandonare e dire mi ne volessi scappare di Lentini. Ecco, oggi ha avuto al suo fianco due deputate nazionali. Cosa significa avere un partito come il Movimento 5 Stelle alle spalle in questo momento? Allora, i deputati non è soltanto il partito, proprio è la relazione umana che tu hai, le battaglie che facciamo insieme. I deputati non sono qua per il futuro, sono sempre stati qua. Giorgio Pasqua ha lavorato, è stato il deputato che ha lavorato col Comitato per la Salute Pubblica, dove sapete bene ci sono sigle politiche totalmente diverse quelle del Movimento 5 Stelle, eppure è stato presente. Filippo Scerra ha mandato le sue informative al Comune, ad un'amministrazione Bosco che veniva, come dire, bombardata un giorno sì, un giorno no, dalla mia attività. Eppure c'è sempre stata l'attenzione nei confronti del territorio. Questa attenzione che c'è sempre stata al di là dei partiti diventa puntuale, precisa, di supporto, come dire, puntuale ad un'amministrazione che mi vedrebbe come sindaco, perché Lentini non può risolvere le sue questioni dentro Lentini. Ecco, per concludere, l'appello che lancia agli elettori. Sì, l'appello che lancio agli elettori è quello di cambiare la cultura, di cambiare mentalità, di abbandonarsi, di non abbandonarsi all'idea e che non cambierà mai nulla, che c'è la rassegnazione, che tanto Lentini, perché se così si fa dovremmo essere sempre rassegnati, ci saranno sempre le stesse persone, Lentini andrà sempre peggio, ci saranno sempre gli stessi gruppi familiari, ci saranno le stesse personalità. Noi dobbiamo avere il coraggio, i cittadini devono avere il coraggio, ma non solo dentro le urne, ma avere il coraggio di pensarle in modo diverso, perché se pensiamo in un modo diverso io non devo fare fatica a spiegare le cose, perché diventa naturale una scelta consapevole e una scelta praticamente che ti pone a vedere quale sia la persona più giusta affinché Lentini possa risollevarsi. La cronaca adesso, restiamo in provincia ma ci spostiamo a Solarino, dove un uomo ha incendiato una macchina, è stato scoperto e denunciato dai carabinieri. Vediamo il servizio. I carabinieri di Solarino sono intervenuti a seguito di un incendio doloso di un'autovettura
Nel corso dell'indagine hanno identificato e denunciato il responsabile. Si tratta di un floridiano di 52 anni con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Il presunto piromane è stato immortalato da alcune telecamere di videosorveglianza mentre cospargeva una Fiat Punto di liquido infiammabile e successivamente ha appiccato l'incendio che ha distrutto l'autovettura. I vigili del fuoco sono intervenuti riuscendo a domare l'incendio. Successivamente i carabinieri hanno ricostruito la dinamica e identificato il responsabile analizzando alcuni filmati che ne ritraevano il volto mentre si dava alla fuga. A quel punto l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Il movente, dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe riconducibile a contrasti di natura personale tra l'indagato e la vittima dell'incendio. Ancora vicende di violenza sulle donne, troppo spesso vittime di uomini che perdono la ragione a causa della fine del loro rapporto sentimentale e danno così sfogo alla loro rabbia incontrollata. È successo a Siracusa, sull'uomo adesso ricade il divieto di avvicinarsi alla donna. In particolare gli agenti delle volanti sono dovuti intervenire a seguito della segnalazione da parte della donna. L'uomo stava minacciando e molestando l'ex compagna. Più volte aveva messo in atto atti persecutori e violenti, non accettando la fine della loro relazione, replicando il suo comportamento vessatorio nonostante i continui ammonimenti da parte delle forze dell'ordine. A seguito di questi comportamenti fuori controllo, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha emesso una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna, ma neanche questo provvedimento ferma l'uomo nel suo intento persecutorio. Infatti anche nella serata di ieri si è presentato nel luogo in cui la donna attualmente risiede e a seguito dell'intervento della polizia chiamata dalla donna è stato denunciato. Una comunità che si è ritrovata in parrocchia durante il periodo del lockdown, il periodo del Covid-19, un'esperienza unica e comunque positiva ad Augusta. Vediamo. Stiamo attraversando un periodo davvero difficile. Per una parrocchia, che cosa vuol dire l'accoglienza in questo periodo? Sono tanti modi di fare accoglienza. Innanzitutto sono l'accoglienza fisica, di contatti diretti. E la gente desidera ritrovare quella serenità, quella gioia di incontrarsi. E particolarmente vedo in parrocchia per i ragazzi, per i bambini. Tutto quello che noi riusciamo per farli incontrare, per farli condividere, è un momento di gioia e di festa per loro. Ovviamente voi come vi siete organizzati nelle parrocchie per, in questo periodo di Covid, ovviamente con distanziamento e quant'altro, che cosa significa per voi parrocchia? Noi abbiamo la fortuna da Augusta di avere un centro che ci siamo creati per cui giornate intere trascorse con i ragazzi, con i genitori, mantenendo tutta la situazione legale, è servito a ritrovare la gioia del sorriso. La gioia del sorriso che fa ritrovare speranza e fiducia nel futuro, e mi sembra che sia una cosa bellissima. Quali sono state le esigenze più cogenti, più richieste, insomma, che vi sono arrivate in questo periodo? Semplicemente quello di poter dare l'opportunità ai ragazzi, adolescenti, ai giovani e nonno di potersi incontrare e basta. Semplicemente questo è già tanto, nella gratuità, nella semplicità dei momenti regalati. Parliamo delle partite IVA, l'associazione Partite IVA per la conservazione del Made in Italy e la ripresa dell'economia umanistica di prossimità territoriale contro finanza, multinazionali, fisco e burocrazia. L'associazione Partite IVA, costituita da imprenditori e commercianti, si sono riuniti per discutere della conservazione del Made in Italy e la ripresa dell'economia umanistica di prossimità territoriale. Temi discussi anche contro la finanza, le multinazionali, fisco e burocrazia. In settimana i referenti regionali e il direttivo nazionale si sono ritrovati in Sicilia, in particolare a Siracusa, e hanno discusso e trattato temi a salvaguardia e tutela delle imprese e del lavoro autonomo. Un progetto con molta carne a fuoco, hanno dichiarato i referenti dell'associazione, che dovrà garantire la conservazione, la ripresa e lo sviluppo delle imprese italiane, del lavoro autonomo, dell'artigianato, del piccolo commercio, delle attività familiari e del posto di lavoro dei tantissimi collaboratori
lavoratori per anni perseguitati e massacrati. I coordinatori provenienti dalle regioni di tutta Italia si sono salutati dandosi altri 4 appuntamenti telematici a partire da lunedì. Temi degli incontri, sempre innovazione e obiettivi definiti che verranno illustrati il 23 luglio. Un popolo produttivo che tutela se stesso, i propri valori e i propri diritti. Così hanno dichiarato le partite IVA. Andiamo a Noto, dove il comune gestirà l'ex caserma Cassonello. Sarà utilizzata come contenitore culturale in collaborazione con la Galleria regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa. Il comune di Noto ha preso in carico l'ex caserma Cassonello in via Garibaldi. La sottoscrizione di una convenzione ha permesso all'ente pubblico di entrare in possesso del prestigioso immobile che, nelle intenzioni degli amministratori pubblici, dovrebbe diventare un ulteriore contenitore culturale di Noto. All'interno dell'ex caserma, grazie alla stretta collaborazione con la Galleria regionale Palazzo Bellomo di Siracusa, saranno ospitati eventi e mostre in grado di soddisfare tutte le possibili esigenze dei visitatori. La firma della convenzione è avvenuta tra il sindaco di Noto e la Galleria regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa, con la quale la regione siciliana, proprietaria dell'edificio che sorge nella parte alta della città, affida la gestione dei locali all'ex caserma Cassonello al comune di Noto. A sottoscrivere la convenzione a Palazzo Ducezio, la direttrice del museo Rita Insolia, il sindaco di Noto Corrado Bonfanti e l'assessore alla cultura Giusi Solerte. Nei locali dell'ex caserma Cassonello, che si trovano dentro il complesso monumentale dell'ex convento di Sant'Antonio da Padova, è già ospitata la mostra I mecenati del barocco, dedicata alle famiglie nobiliari che contribuirono alla ricostruzione della città dopo il terremoto dell'11 gennaio del 1693. L'operazione è stata possibile con l'intervento degli assessori regionali Gaetano Armao e Alberto Samonà, che hanno sposato una nuova strategia di valorizzazione dei beni culturali. È stato possibile grazie anche alla direttrice Rita Insolia, che ha compreso le potenzialità dell'ex caserma Cassonello. Pesci pop, 50 specie snobbate e 100 ricette è l'ultima fatica del collega Carmelo Maiorca per i tipi di Casti Editore. Vediamo. Un volume, Pesci pop, 50 specie snobbate e 100 ricettari, descrive le caratteristiche, l'abitudine e la diffusione di 50 specie di pesci popolari, cosiddetti pop dal titolo, lungo le coste italiane e 100 ricette tratte dalla cultura gastronomica. Ecco, un lavoro di ricerca non solo giornalistico, ma insomma soprattutto di grande appassionato della nostra fauna ittica. Cioè una passione di vecchia data, sia dal punto di vista gastronomico che da quello culturale, attraverso una lunghissima ormai militanza con il movimento Slow Food, che su questi argomenti da 20 anni almeno ha lanciato una campagna di sensibilizzazione permanente, che non a caso si chiama Mangiamoli Giusti. Pensiamo di conoscere i vari pesci, ce ne sono tantissimi qui, davvero popolari, però nascondono o comunque hanno bisogno di un approfondimento maggiore, non soltanto nei termini culinari, ma soprattutto nella preservazione, insomma. Sono pesci pop, per l'appunto popolari, ma anche che popolano i nostri mari. In questo caso parliamo dei mari che bagnano l'Italia e quindi sono presenti nelle acque mediterranee. E la cultura maggiore o dovrebbe essere quella principalmente delle zone di marinare, no? L'Italia è bagnata tutta dal mare, però oggi noi dobbiamo pensare che l'80% del pesce che in Italia si mangia è concentrato su non più di una dozzina, diciamo 15 specie in tutto, cioè l'80% del pesce che gli italiani mangiano è basato su 15 specie. In più, il 70% e persino secondo alcune fonti, alcuni dati, 70-80% del pesce che si mangia è di importazione, quindi un paese di tradizioni marinare, no? E di cultura gastronomica di pesce come l'Italia, mangia ormai per buona parte pesce di importazione, quindi l'informazione è chiaro che è necessaria dappertutto, ma è necessaria anche per invitare a ognuno di noi a fare la sua parte. E come si può fare la propria parte
per cercare di salvaguardare il patrimonio ittico complessivo così minacciato non soltanto dalla sovrappesca, cioè dalla pesca intensiva, ma anche da tutti i problemi che ormai conosciamo, dovremmo conoscere, perché l'informazione non manca sul mare di plastica che sta uccidendo il mare e sui cambiamenti climatici. Era l'ultimo servizio per questa edizione di Tris Telegiornale, ma come sempre prima di lasciarci vediamo che caldo fa. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'Italia continuerà a essere dominata da un campo di alta pressione che interessa gran parte del paese, determinando condizioni stabili e particolarmente calde. Ancora una volta il clima sarà prettamente estivo, ma non eccessivamente come nei giorni scorsi. Vediamo più nel dettaglio la mappa della nuvolosità che ci mostra l'Italia praticamente sgombra da nubi, mentre sull'Europa occidentale insiste una circolazione depressionaria che tenderà quindi a portare qualche disturbo durante le ore pomeridiane, soprattutto sulle Alpi occidentali. Vediamo la grafica dell'Italia che ci mostra infatti una giornata di domenica praticamente serena un po' ovunque, con caldo che tornerà ad aumentare in particolare sulle regioni del centro ma anche sulla Valpadana, con punte di 33-34 gradi occasionalmente, mentre sulle Alpi occidentali nel corso del pomeriggio ci sarà una maggiore instabilità con lo sviluppo per acquazzoni o brevi temporali, specie sui settori valdostani ma anche sulle Alpi piemontesi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. È proprio tutto, grazie per averci seguito, arrivederci e risentirci alla prossima edizione.